prima diapositiva mi serve appunto per introdurre il concetto di depressione, che è una malattia appunto molto in continua espansione. Circa 320 milioni di persone ne sono affette, questo è l'ultimo report della World Health Organization, di questa appunto malattia multisistemica, multivariegata, multiforme, che vede come connotazione sintomatologica sintomi di tipo emozionale, sintomi di tipo cognitivo, sintomi di tipo fisico, già trattati nelle scorse relazioni. Altro, quindi, nonostante ci sono tante persone affette da depressione, nonostante appunto negli ultimi 57 anni ormai vi sono state numerose ricerche che hanno portato alla scoperta di numerosi farmaci, quindi questo è il timeline di tutti i trattamenti farmacologici per la depressione, a partire nel 1960 con gli IMAO e i triciclici, successivamente ad arrivare fino agli dual action e agli SSRI, fino ad arrivare a giorni nostri con farmaci antidepressivi di tipo multimodale, come per esempio nel 2010, c'è stata la scoperta appunto della gomelatina, e successivamente ora ai giorni nostri con la vortioxetina. E soprattutto, nonostante nonostante l'efficacia delle psicoterapie in associazione ai farmaci antidepressivi, questa è una delle recenti meta-analisi pubblicata appunto su World Psychiatry, che fa vedere come il trattamento combinato appare essere molto più efficace del trattamento da solo, e che questi effetti rimangono forti e significativi anche dopo 2 anni in trattamento. Per dire che, quindi, nonostante i trattamenti farmacologici, nonostante l'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici, l'ultimo report pubblicato su The Lancet da Murray afferma che nel quadro rosso, come potete vedere, i disturbi depressivi maggiori presentano un aumento di disabilità della Disability Adjusted Life Years. Dal 2005, il report è dal 2005 al 2015, si vede come nella prima linea i disturbi depressivi presi in toto hanno un aumento in questi 10 anni del 18%. A maggior ragione, se facciamo la distinzione tra disturbo depressivo maggiore e distimia, vediamo come le depressioni quasi minori, come aveva affrontato anche il professor Maggini, hanno un aumento significativo rispetto al disturbo depressivo maggiore. Quindi, da non sottovalutare le depressioni sotto soglia, il disturbo, ormai nel DSM-5 si parla di disturbo persistente, maggiore persistente, cronico, e quindi, nonostante questo, riportiamo appunto una slide che avete già visto nelle scorse relazioni. Quindi, la depressione unipolare, come proiezione della World Health Organization, nel 2030 sarà la prima causa di morbilità del mondo, per cui forse c'è un qualcosa che stiamo sottovalutando dal punto di vista di outcome sia prossimale sia distale. Infatti, questo è un timeline degli outcome che sono stati affrontati nei vari anni, a partire dal 1960, quando si parlava di riduzione sintomatologica, al 1980 che si parlava di risposta clinica, fino agli anni 2000 che si parlava appunto di remissione sintomatologica, e nel 2010 si parlava di qualità di vita, e quindi ora nel 2017 di cosa stiamo parlando? Probabilmente quello che appunto viene definita la full functional recovery. Nella didascalia sottostante ho preso da un editoriale sempre pubblicato su World Psychiatry di Vieta, che è un noto esponente psichiatra spagnolo, dove afferma sostanzialmente un maggiore interesse verso gli outcome distali, come per esempio appunto il funzionamento e il recupero funzionale dei pazienti. Ecco che pertanto la remissione sintomatologica ai giorni nostri non può più quindi essere considerata come un obiettivo adeguato per i pazienti con depressione maggiore, in quanto spesso persistono appunto uno scarso funzionamento e una scadente qualità di vita. Come potete vedere, appunto, si parte dai sintomi core del DSM-5 della depressione, tra cui appunto l'umore depresso, l'anedonia, i sentimenti di colpa, il rallentamento, l'agitazione psicomotoria. Si parte appunto con un early optimized treatment, cioè il trattamento più precoce possibile, magari anche personalizzato, che prende in considerazione sia l'efficacia del trattamento, sia la tollerabilità del trattamento, ma soprattutto anche l'aderenza al trattamento, per avere come obiettivo primario magari
la remissione sintomatologica, ma ancora forse quello che dobbiamo aspettarci è proprio un recupero funzionale dei pazienti. Quindi fino a qualche tempo fa eravamo abituati a pensare alla remissione sintomatologica come primo outcome della depressione, invece ai giorni nostri forse dovremmo cambiare un po' atteggiamento e pensare più a un recupero funzionale dei pazienti. La seconda parte della mia relazione va a valutare sostanzialmente tutti quei fattori, quindi molto brevemente li andremo a trattare, sono degli spunti di riflessione, tutti quei fattori che ostacolano la full function recovery nella depressione maggiore. Quindi ho identificato vari punti che adesso andrò ad illustrarvi brevemente. Il primo punto è il riconoscimento e l'adeguatezza del trattamento. Già nel 2003 Fava affermava che un terzo dei pazienti giungeva all'osservazione, un terzo dei pazienti con diagnosi di depressione giungeva all'osservazione, la metà di questi veniva diagnosticato correttamente, quindi già parliamo di un sesto dei pazienti che veniva diagnosticato correttamente, di questo sesto diagnosticato correttamente un'altra metà veniva curata appropriatamente per tempi e dosi adeguate con farmaci adeguati o con trattamenti psicoterapeutici adeguati. Quindi partendo dall'inizio sostanzialmente solo un dodicesimo dei pazienti veniva curato appropriatamente. Sono passati solo 15 anni, perché questo è l'ultimo report, un articolo del British Journal of Psychiatry appena pubblicato, e nonostante questo articolo fa vedere come sostanzialmente su una survey di 51.000 pazienti solo il 4,6% incontrava i criteri diagnostici per disturbo depressivo maggiore, e di questi la metà riportava la necessità di trattamento. Tra quelli che richiedevano il trattamento solo il 41% incontrava i criteri per le dosi minime efficaci di trattamento, con un gradiente che varia appunto tra i paesi molto sviluppati e i paesi meno sviluppati. Quindi con questo gradiente i paesi più sviluppati ovviamente avevano delle prevalenze maggiori rispetto ai paesi meno sviluppati. Gli autori comunque concludono che sulla base anche delle barriere dei paesi sviluppati verso paesi non sviluppati, comunque solo una piccola minorità dei pazienti con disturbo depressivo maggiore riceveva il trattamento minimo adeguato, con un gradiente diverso, appunto ancora qui, ancora una volta, tra paesi sviluppati, quindi 1 su 5, il 20%, e addirittura 1 su 27 nei paesi poco sviluppati. Ancora una volta, un altro fattore che può in qualche modo influenzare la full function recovery è il seguente, cioè questa è una mini review pubblicata ormai qualche anno fa che fa vedere come la maggior parte dei trattamenti per il disturbo depressivo maggiore raccomanda l'uso continuativo dei farmaci antidepressivi per circa 4-8 settimane, tutti i trial clinici sponsorizzati dalle case farmaceutiche durano almeno 8 settimane il trattamento in acuto. Però come potete vedere, questi autori sottolineano che contrariamente a queste credenze convenzionali, i recenti dati indicano che gli antidepressivi dovrebbero esercitare i loro effetti nelle prime 2 settimane, e che se questi effetti noi non li vediamo sostanzialmente, quindi se non c'è una precoce risposta in queste 2 settimane, questo potrebbe predire un outcome non favorevole. Quindi forse aspettare troppo la risposta farmacologica di nostri pazienti forse potrebbe ancora ostacolare la nostra full functional recovery. Un altro fattore che può ostacolare appunto la full functional recovery sono i criteri diagnostici. Anche questi, ahimè, questa diapositiva l'avete già vista, però sottolineo il fatto che sostanzialmente non possiamo sottrarci dal giudizio clinico e non possiamo attenerci solamente ai criteri diagnostici di un manuale diagnostico che è molto restrittivo. Quindi per esempio nel DSM-5 già nell'editoriale Mario Mai sottolineava come il giudizio clinico, cioè con episodio depressivo maggiore, poteva sovraimporsi a un lutto come risposta magari anche fisiologica a un lutto, ma che questo doveva essere trattato solo se il giudizio clinico lo riteneva. Un altro editoriale fa vedere come questo, anch'esso molto recente, del 2016, pubblicato sull'American Journal of Psychiatry, fa vedere come i criteri diagnostici non sono completamente esaustivi del DSM-5 a descrivere un'entità patologica come la depressione maggiore estremamente multiforme ed estremamente eterogenea. Infatti, sottolinea Kendler, che ci sono almeno 5 sintomi, probabilmente ce ne saranno molti di più, come faceva vedere anche il professor Fiorillo, che ci sono 16.000 profili sintomatologici diversi,
Come potete vedere, appunto, ci sono molti sintomi che non sono introdotti, che non sono stati introdotti, non sono nelle categorie diagnostiche del DSM-5. Un altro fattore che può ostacolare appunto la full functional recovery è la appropriatezza diagnostica. Ovviamente non vi tedierò sulla differenza tra depressione unipolare e depressione bipolare, ma quello che voglio sottolinearvi è solo che già 10 anni fa il primo paradigma che sottolineavano gli autori per la depressione resistente, ma anche per quanto riguarda appunto la functional recovery, è il fallire la diagnosi e non maneggiare bene una depressione bipolare. Quello che mi interessa sottolineare infatti è il seguente aspetto clinico, cioè al di là delle caratteristiche fenomenologiche del decorso di malattia che vedremo successivamente quando parliamo della mixity, la risposta al trattamento molto probabilmente nella depressione bipolare si va incontro a uno sviluppo di tolleranza farmacologica, quindi quando l'antidepressivo non smette di funzionare o non funziona più, o ancor peggio induce uno stato di un episodio maniacale o induce un appunto mixity o un rap cycling, questo appunto è già un discrimine per quanto riguarda appunto la depressione uni e bipolare. Ancora un fattore che può ostacolare appunto la full function recovery è la cosiddetta mixity, cioè col DSM-5 sappiamo che sono stati introdotti per l'episodio depressivo maggiore sia che si inserisca all'interno del disturbo depressivo maggiore sia che si inserisca all'interno della depressione bipolare lo specificatore elementi caratteristiche miste. Anche qui non vi tedierò con tante slide, ma solo con qualche piccola provocazione, cioè Stahl nel 2017 su Bipolar Disorder pubblicò questo editoriale, cioè come dire, basta un soffio di mania in un episodio depressivo maggiore a far cambiare il trattamento tra antidepressivo a antipsicotico di seconda generazione. Quindi lui successivamente, sempre Stahl, ha pubblicato sempre recentemente su CNS Spectrum le linee guida per il trattamento della depressione mista e fa vedere come sostanzialmente quando è che si deve passare da un antidepressivo a un antipsicotico, quando gli elementi misti sostanzialmente bisogna valutarli attentamente con un giudizio clinico, al punto che appunto non possiamo rifarci solo al DSM-5, ma un giudizio clinico è la parte più importante del colloquio. E infatti lui, sempre Stahl, sottolinea molte caratteristiche cliniche che devono essere prese in considerazione nel momento in cui abbiamo davanti il paziente e si tratta appunto di valutare sicuramente la storia clinica del paziente, quindi se per esempio c'è una familiarità per disturbo bipolare, se l'età d'esordio, come ieri diceva il dottor Vaggi, è precoce, quindi un episodio depressivo maggiore nei giovani, oppure se ci sono stati altri episodi effettivi nel corso della vita, se ci sono stati per le donne appunto gli episodi postpartum, quante ospedalizzazioni ha fatte, quante ricorrenze affettive ci sono state, perché per esempio noi siamo abituati a differenziare il disturbo bipolare dalla depressione unipolare, dalla depressione bipolare sostanzialmente solo sulla polarità degli episodi, mentre ci sono degli studi non recenti ma del 2002 di Benazzi che sostanzialmente fanno la differenza tra depressione unipolare e depressione bipolare già solamente con la ricorrenza affettiva, cioè Benazzi afferma che oltre le 4 ricorrenze affettive si può parlare già di un spettro bipolare. Altro parametro molto importante è l'anamnesi farmacologica, cioè per esempio come dicevo prima un peggioramento con gli antidepressivi, quindi una richiesta di tolleranza, o un'induzione con gli antidepressivi di sintomi contropolari. Altro parametro molto importante sono appunto le caratteristiche cliniche attuali associate appunto all'episodio depressivo maggiore, quindi pazienti con caratteristiche psicotiche, con caratteristiche sintomatologiche atipiche, con sintomi subsindromici, con aree psicopatologiche dimensionali caratterizzate da impulsività, aggressività, ostilità, ma soprattutto la comorbidità con sostanze, questo fa presupporre appunto forse una distinzione tra depressione unipolare e depressione bipolare. Altro fattore che andrò a trattare sempre molto brevemente è l'aderenza e gli effetti collaterali. Ovviamente la maggior parte dei nostri pazienti presentano una scarsa aderenza che varia appunto tra il 10 e il 70%. Quest'ampia variabilità è spiegata probabilmente dal fatto che
tutti i tipi di assessment sono fatti per la maggior parte da studi che hanno valutato l'aderenza in maniera self-report. Comunque, al di là di questo, ovviamente l'avere un effetto collaterale, l'avere un aumento di peso può portare appunto a una discontinuazione della terapia farmacologica prima delle indicazioni cliniche dello psichiatra e quindi portare comunque a un non recupero funzionale. Ovviamente sappiamo che tutti gli antidepressivi, anche questa la faccio passare molto velocemente, tutti gli antidepressivi non sono scevri da effetti collaterali, ecco perché necessitiamo di farmaci antidepressivi che in qualche modo possano essere sempre più maneggevoli e sempre più tollerabili dai pazienti. Ultimo punto è la risposta appunto parziale alla sintomatologia residua, appunto che mi fa poi verso la fine della relazione introdurre le due prossime relazioni fatte dal professor Fagiolini e dal professor Alberto. La risposta parziale ai sintomi residui: come tutti sappiamo, nella depressione maggiore i tassi di risposta sintomatologica si attestano tra il 50 e il 60%, sia che i pazienti vengano trattati con farmaci serotoninergici o farmaci dual action, e che soprattutto in quest'ultimo in questo lavoro del 2016 pubblicato appunto sul JAD, che è stato effettuato uno studio svizzero effettuato su più di 3.000 pazienti che venivano trattati con escitalopram, hanno visto sostanzialmente a 8, 24, 48 settimane che tipo di percentuale severità dei sintomi residuali i pazienti avevano. Sostanzialmente, come potete vedere, a 8 settimane i sintomi residui sono più dell'80%, divisi appunto sulla base di lieve, medio e severo. Quindi la scarsa risposta, come dicevamo prima, nelle prime due settimane è predittiva di percentuale significativa di sintomatologia residua anche nel lungo termine, quindi anche a distanza di un anno questo può portare appunto ad una sostanzialmente non outcome favorevole. Quali sono i predittori di sintomatologia residua? Questo è un lavoro effettuato dall'Università di Genova, dal professor Serafini, il quale ha analizzato su 210 pazienti eutimici ambulatoriali quali potevano essere i sintomi o le caratteristiche sociodemografiche cliniche che in qualche modo potevano predire nel lungo termine la sintomatologia residua. Queste sono le caratteristiche che hanno identificato, che questi studi hanno identificato. Quelle segnate in rosso sono sostanzialmente quelle che sono venute fuori dall'analisi logistica. Quindi avere il sesso femminile, utilizzare delle benzo a breve o medie emivita, avere un più lunga durata dell'episodio depressivo maggiore, avere un'alta ricorrenza degli episodi durante la storia clinica e avere una durata di malattia più lunga e avere una comorbidità con disturbo con sostanze d'abuso, questo può portare appunto alla predizione di espone questi pazienti a un più rischio di sviluppare sintomatologia residua dopo trattamento farmacologico o psicoterapeutico. Infatti anche questo studio va abbastanza datato, però mi serve per dire sostanzialmente che non è solo la sintomatologia residuale che è predittiva di rischio, come dire, di ricaduta, ma come potete vedere dalla linea tratteggiata, questi sono pazienti che hanno sostanzialmente un recupero funzionale ottimale, ma hanno avuto nella storia clinica più di 3 episodi. Questi pazienti ricadono esattamente come gli altri che hanno sviluppato sintomatologia residua, quindi anche il numero di ricorrenze è molto importante. Ovviamente i sintomi residui aumentano anch'essi il rischio di suicidio nel paziente e i sintomi residuali, questo è sempre lo studio di prima, che ha analizzato anche l'impairment funzionale, sempre a 8, 24 e a 48 settimane. Come potete vedere dal baseline, chi a 8 settimane non ha raggiunto un funzionamento già ottimale, questo viene sostanzialmente procrastinato, viene sostanzialmente si vede anche a 24 e a 48 settimane, quindi perdura, come dire, questo impairment funzionale. Quindi la risposta clinica precoce è molto importante per quanto riguarda sostanzialmente il funzionamento dei nostri pazienti.
Ecco che introduciamo dei concetti nuovi del 2017, cioè quindi siamo noi, quanto noi psichiatri o i medici di medicina generale valutano sostanzialmente l'impairment funzionale, noi siamo abituati a vedere sostanzialmente, ad avere delle scale di valutazione come la GAF che indicano un numero e sostanzialmente su quello si decide se il paziente ha una remissione funzionale oppure no. Questo è una ultimamente sta venendo fuori sostanzialmente l'utilizzo di questo indice che si chiama Recovery Index, che è un indice qui c'è, che potete trovare tutti a questo sito internet, sostanzialmente la cosomministrazione di due scale, la Work and Social Gestion Scale e la Quality of Life Enjoyment Satisfaction Questionnaire. Sostanzialmente questo Recovery Index non è altro che la, vi si apriranno queste due schermate, voi inserite i dati che trovate all'interno che il paziente vi dà e alla fine verrà fuori una media ponderata che sostanzialmente vi dirà il recovery index, cioè a che punto è il funzionamento di quel paziente. Come potete vedere un punteggio, quindi dalla media ponderata, un punteggio zero riflette più o meno un recupero pieno funzionale da parte dei nostri pazienti. Questa è una cosa in effetti nuova che si sta approfondendo sempre di più e probabilmente ci saranno studi clinici futuri che utilizzeranno questo recovery index. Recovery index, quindi sintomi, appunto impairment funzionale, da cosa è dovuto appunto per lo più questo impairment funzionale di ogni giorno? È dovuto prevalentemente a un circolo vizioso, sostanzialmente sono sintomi cognitivi, dei performance cognitiva che vanno a incidere su il funzionamento giornaliero del paziente, che a sua volta va a incidere sostanzialmente sull'umore e a questo punto va a incidere sulla probabilità di ricadere più frequentemente. Quindi questo circolo qui è molto importante e dobbiamo agire probabilmente molto più efficacemente su questa sintomatologia qui. Infatti nello studio che è sempre di prima di Nile, questo studio svizzero, fa vedere come tra i pazienti con sintomi, quali sono i sintomi residui che più importanti. I sintomi residui più importanti sono sicuramente i sintomi del sonno, ma soprattutto le difficoltà di concentrazione, quindi sintomi prevalentemente cognitivi. E allora, di cui parlerà appunto il professor Albert subito dopo di me, ci sono tanti sintomi cognitivi riferibili appunto a alterazione delle funzioni cognitive, alla processazione di velocità, all'attenzione, alla memoria. Sostanzialmente quindi forse noi dovremmo in qualche modo avere più un'attitudine e valutare meglio i determinanti, appunto i deficit cognitivi, che sono quelli che poi sono maggiormente associati con l'outcome psicosociale, la disabilità lavorativa dei nostri pazienti. Come però misuriamo questi deficit cognitivi? Noi siamo abituati, come dire, a misurare questi deficit cognitivi mediante appunto scale di valutazione, come per esempio inizialmente il Mini-Mental, il MoCA, eccetera eccetera. Però la Lundbeck ha sostanzialmente messo a punto questa ThinkIt, che sostanzialmente è un'applicazione che esiste anche per iPad e sistemi operativi iOS e anche per sistemi di tipo Android. È un'applicazione che si può scaricare molto facilmente e include differenti varianti di questi test, quindi sono appunto si clicca sostanzialmente su questi pallini colorati e vengono fuori sostanzialmente i test che il paziente andrà sostanzialmente è autosomministrato e il paziente sostanzialmente andrà a svolgere appunto queste cose qui. In più alla fine dirà sostanzialmente se il paziente appunto è una valutazione autosomministrata delle funzioni cognitive. Le varianti incluse le potete vedere lì, sono la Choice Reaction Time Identification Task, la One Back Test, il Digit Symbol Substitution Test, il Trail Making Test e il Perceived Deficit Questionnaire for Depression a 5 item. In un articolo che uscirà appunto nel 2018, ma è su PubMed, probabilmente è già avanti, fa vedere come questo sistema operativo ThinkIt dimostra sostanzialmente che è uno strumento abbastanza
facile da usare, uno strumento molto importante di screening per identificare i deficit cognitivi, ma soprattutto è validato nella depressione, cosa che non è validata per esempio il MoCA e il Mini-Mental, valuta appunto la presenza di test sia oggettivi ma anche di tipo soggettivo, e in più, come abbiamo detto, è autosomministrato, quindi è un'applicazione che può essere utilizzata appunto molto facilmente ai nostri pazienti, che ci serve appunto per l'identificazione dei sintomi cognitivi nella depressione. Per cui in effetti forse già appunto Tase nel 2013 diceva che avremmo bisogno di trattamenti forse più efficaci nel disturbo depressivo maggiore, tra cui ve ne parlerà dopo il professor Fagiolini, la vortioxetina, che è un farmaco appunto multimodale che funziona come agonista appunto totale del recettore 5-HT1A, agonista parziale del recettore 5-HT1B e antagonista degli altri recettori, quindi il 5-HT1D, il 5-HT3 e il 5-HT7. Come questa review recente appunto identifica trattamenti farmacologici innovativi per la valutazione del trattamento delle disfunzioni cognitive, tra cui appunto dal punto di vista farmacologico potete vedere antidepressivi nuovi come appunto la vortioxetina, oppure compound, cioè delle molecole di tipo antinfiammatorio, che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidative, visto e considerato tutta la giornata di ieri, che è stata improntata appunto ai sistemi dell'ipotalamo, ipofisi sul rene e ai meccanismi di neuroinfiammazione, possibili eziologia del disturbo depressivo maggiore. Tra la vortioxetina insieme alla duloxetina sono gli unici farmaci antidepressivi che in questo momento dimostrano significativa efficacia diretta sui sintomi cognitivi. Secondo appunto questo recente review, McIntyre afferma sostanzialmente che la vortioxetina è l'unico farmaco che ha livello 1. Livello 1 significa che ha studi replicati, placebo controllati, evidenze con effetto diretto sulla sintomatologia cognitiva, quindi a differenza della duloxetina, che invece ha studi solo per quanto riguarda le funzioni cognitive di apprendimento e memoria. Vi faccio vedere solo uno degli studi, che poi verrà affrontata questa tematica dal professor Albert. Questo è uno studio che fa vedere appunto la differenza efficacia riguardo alle sintomatologia cognitiva valutata col Digit Symbol Substitution Test, e fa vedere come entrambi i farmaci hanno efficacia sulle sintomatologia cognitiva rispetto a placebo, ma la cosa più importante che possiamo vedere è che sostanzialmente la vortioxetina ha un effetto diretto maggiore rispetto alla duloxetina per il miglioramento delle funzioni cognitive. Questo cosa significa? Che la funzione cognitiva non migliora perché migliora la depressione, migliora per un'efficacia diretta sulla funzionalità cognitiva. Per cui, concludendo, ci siamo quasi, la full function recovery è un parametro di valutazione di estrema importanza e rilevanza clinica, in quanto è più vicina ai bisogni soggettivi espressi dai pazienti, quindi non è tanto la remissione sintomatologica quanto appunto il funzionamento e la qualità di vita del paziente. È necessario orientare appunto il trattamento della depressione verso il raggiungimento di questa full function recovery, includendo appunto sintomi, qualità di vita, completo ritorno al funzionamento premorboso. La vortioxetina al momento è un farmaco antidepressivo moderno che ha dimostrato di poter orientare il trattamento verso la full function recovery. E volevo concludere con questa diapositiva con una frase di Oscar Wilde, cioè: se hai trovato una risposta a tutte le tue domande, vuol dire che le domande che ti sei posto non erano quelle corrette. Ecco perché i corsi di aggiornamento sulla depressione al giorno d'oggi sono sempre attuali e ne dobbiamo fare sempre di più per i pazienti.